Bentornati ad una nuova puntata di Chicche di Gossip. La chicca di gossip di oggi riguarda Pamela Prati. Complimenti a Pamela Prati perché ieri sera magistralmente Alfonso Signorini ha raccontato come sempre le storie dei concorrenti e ha trattato il caso Mark Caltagirone. Mi sarei aspettato una Pamela Prati che aprisse la porta rossa, mi sarei aspettato una Pamela Prati che subito, messa alle strette da Sonia Bruganelli, Alfonso Signorini e compagni, subito stava lì a innervosirsi, invece ha affrontato questo mostro che lei ha combattuto e ha raccontato, diciamo, la sua verità, dicendo che è stata truffata, dicendo che lei non sapeva nulla ed era all'oscuro di tutto, però ci sono delle cose che non quadrano. In un programma televisivo seguitissimo, faccio anche il nome, Pomeriggio 5, Live non la D'Urso, è stato trattato con me medesimo in prima persona il caso Mark Caltagirone. Però ci sono delle cose, delle incongruenze che ieri sera non sono state raccontate e vi dico quali sono. Lei postò, visto che ha dichiarato che lo ha visto solo 3 volte in videochiamata e non l'ha mai visto personalmente, parole sue, lei postò pubblicamente un video sul suo Instagram, e ve lo faccio anche vedere, che era in macchina dal suo profilo Instagram con il fatidico Mark Caltagirone mettendo in bella vista un orologio costoso, macchinone, braccio, mezzo busto che girava amorevolmente per le strade di Roma. Tanto è vero, la settimana dopo lei litigò pubblicamente in televisione dicendo: "No, ero col mio uomo, finalmente ve l'ho mostrato, non riesco a capire qual è il problema." Allora, è questa l'incongruenza che io non riesco a capire e che vorrei far analizzare e soprattutto riflettere a voi. Se lei ha dichiarato che c'erano altre persone che la truffavano e la circuivano, perché tu col tuo profilo hai dichiarato che avevi una persona e quindi eri capiente e cosciente del fatto che era vicino a te, dichiarandolo all'Italia intera? Ma poi, se dici che sei stata truffata e non l'hai mai visto, perché vai a consentire un matrimonio? Perché fai una copertina percependo danaro su un settimanale vendutissimo e famosissimo italiano? Ma poi, continuiamo con i ma poi. Hai percepito denaro per andare nei programmi televisivi a raccontare il tuo amore e la tua storia. Hai percepito denaro per fare copertine di giornali in esclusiva raccontando la tua storia. Cara Pamela, non è quella la verità che hai raccontato. Ragazzi, mi raccomando, seguite il canale per news, gossip e tanto altro. Ciao, Wagyu!